Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-162 a Sciacca. Onorevole Mangiacavallo, lei ieri ha incontrato il presidente della regione Enello Musumeci perché con Attiva Sicilia avete sancito un patto di fine legislatura. Poi le faremo anche una domanda sulle questioni di carattere politico, però partiamo dalle terme. Lei ha chiesto al presidente della regione qual è il suo parere sull'attuale situazione e perché non ha ricevuto la delegazione di Sciacca qualche giorno fa a Palermo? Sì, ovviamente io ho chiesto, ho fatto tutte le domande del caso sull'argomento, perché quello a cui ho a cuore è un tema che dovrebbe essere un tema che unisce tutti i saccensi, che non deve dividere. Chiunque di noi vuole che le terme siano riaperte e che vengano riaperte al più presto possibile. Quindi capire anche questi passaggi che sono avvenuti, che sono mancati probabilmente in questi rapporti tra Comune e Regione, che in questi mesi sono stati sempre, diciamo, di pari passo. Tant'è che io ho sempre detto le responsabilità del Comune sono pari a quelle della Regione e continuo a ribadirlo. E Musumeci perché non ha ricevuto la delegazione? Partiamo da questo. Io ho chiesto se avesse ricevuto una lettera, una nota con la quale si chiedeva un incontro. Manca questa nota, quindi sicuramente Musumeci aveva altri impegni in quel giorno e non poteva. Io la metto sul piano istituzionale. Per avere un incontro con Musumeci io ci ho messo una settimana, 10 giorni, ho fatto una richiesta e quant'altro. Stessa cosa dovrebbe fare un'istituzione, un comune. È mancata questa comunicazione. È chiaro che se ci sono altri impegni nell'agenda del Presidente, poi alla fine succede quello che è successo. Però al di là di questo aspetto, lei converrà sul fatto che ad ottobre dell'anno scorso l'assessore Armao è venuto a Sciacca e ha detto al massimo entro dicembre ci sarà un nuovo bando, che sarà un bando diverso, che tiene conto di tutto quello che è accaduto in occasione della pandemia. Poi a dicembre si è appreso dell'interlocuzione avviata con l'INAIL, poi sostanzialmente non ci sono state più notizie concrete sulle terme. Ecco, che una comunità, non soltanto l'amministrazione comunale, possa assumere delle iniziative anche forti ci sta, perché le terme rappresentano un segmento importante dell'economia di Sciacca. No, assolutamente. Io da questo punto di vista apprezzo le iniziative e ovviamente massima considerazione a chi ha partecipato a queste iniziative. Io non condivido la mancanza di garbo e di passaggi istituzionali che si sono invece verificati. Se durante questi mesi in cui anche io ho dato comunicazione dell'interessamento di INAIL, quindi che c'era anche questa possibilità che veniva fuori alla fine di un percorso, di un bando che anche se inizialmente poteva essere riproposto per l'ennesima volta, era destinato ad andare deserto, perché il periodo Covid è stato un periodo difficile per tutti, figuriamoci per gli investitori che dovrebbero pensare ad acquisire un bene così, così importante. Quindi l'idea di un secondo bando, di un ulteriore bando, era comunque minata dal fatto che era un periodo che stiamo ancora vivendo un periodo che non consente investimenti di grossa portata. L'INAIL da questo punto di vista aveva e ha ancora la possibilità di investire sul patrimonio termale, quindi per l'acquisizione del patrimonio termale, ed era secondo me, rimane con me, secondo me una proposta interessante per comunque cominciare a valutare, a rivalutare il bene terme. Ora c'erano delle interlocuzioni in corso, c'era una iniziativa intrapresa dal presidente di INAIL con Terme di Sciacca S.p.A. Terme di Sciacca S.p.A. si è rivelata, si è detta estranea alla vicenda Terme, perché comunque non detiene nemmeno l'usufrutto della parte, diciamo, qua vicina allo stabilimento. E quindi questo passaggio è andato a vuoto. Ma questo non significa che le operazioni in corso abbiano avuto una battuta d'arresto, significa che bisogna rivedere un pochettino il percorso che si è iniziati. Da quello che ho appreso, come ha detto la mia collega Margherita La Rocca qualche giorno fa, si vuole investire sulla riqualificazione delle terme. Questo perché? Perché i passaggi sono due per un nuovo bando.
o si riqualifica il patrimonio e quindi si rende più appetibile da questo punto di vista, oppure si abbassano le pretese per chi dovrebbe investire e quindi dovrebbe investire anche nella manutenzione degli immobili. Quindi sono passaggi che sono a questo punto obbligati per dare prospettive ad un bando che dovrebbe essere riproposto. Però queste risorse ci sono, era atteso un pronunciamento del governo regionale sulla base di quanto era stato detto, che non mi risulta sia ancora avvenuto, quindi ci sono queste risorse, in che tempi la regione può intervenire per queste ristrutturazioni necessarie? Allora, da quello che ho sentito, allora, non ci sono effettivamente degli stanziamenti da questo punto di vista, cioè concreti no, non c'è più stato quel passaggio in giunta, oppure che si sappia delle cose più precise. Poi c'è stato anche quell'imprevisto sul fatto che la giunta ha avuto quel blocco di una settimana per il contagiato di Covid e quindi si è andata oltre per una settimana. Quindi attendiamo che queste cose vengano esposte in maniera concreta e che ne possiamo, diciamo, documentare alla cittadinanza. Questo è mancato da un punto di vista di trasparenza anche negli anni. Io penso che anche nel suo incontro di ieri a Palermo, se la giunta di governo avesse già individuato le risorse da impiegare, Musumeci l'avrebbe comunicato in quell'incontro. Allora, è stata una cosa, diciamo, informale e qualcosa che non abbiamo approfondito, perché comunque nei prossimi giorni avremo degli incontri anche con la collega Margherita La Rocca per andare ad approfondire la questione. Quindi ci siamo dati appuntamento la settimana prossima e andremo a chiedere maggiori informazioni su tutta la vicenda. Io, da quello che ho appreso così in maniera informale, so che ci saranno degli investimenti che vorrà fare la regione sul patrimonio in termini di manutenzione. Non sappiamo ancora quanto in termini di quantificazione perché non ne abbiamo parlato. Senta, ma lei alla marcia perché non ha preso parte neanche, diciamo, a quell'appuntamento a Palermo al quale erano presenti anche altri parlamentari regionali? Allora, la marcia intanto ha avuto, ecco, quello che dicevo poco fa. Dicevo che le terme sono un'occasione per rimanere tutti uniti e per puntare nella stessa direzione. È chiaro che se io fossi sindaco di Sciacca non direi riaprite le terme, ma direi riapriamo le terme, perché il messaggio che deve essere un messaggio di condivisione, non possiamo dire delegare agli altri qualcosa che noi riteniamo nostra, su qualcosa che riteniamo nostra. Quindi è bello cambiare il messaggio, riapriamo le terme piuttosto che riaprite, perché non c'è nessun altro che deve riaprirle se non noi, se non prendiamo noi stessi in mano la situazione. Per quanto riguarda invece quel giorno lì, a parte che non c'è stata condivisione, ecco, è stato un momento di divisione politica. Potevano essere interessate tutte le forze politiche e non solo, le forze anche civiche. E poi, diciamo, nessuno l'ha chiamato per invitarla sostanzialmente? No, assolutamente no. In maniera graziosa potevano essere invitate tutte le forze civiche, invitate a un tavolo per dire: vogliamo portare avanti questa manifestazione, voi volete partecipare, siamo tutti d'accordo su questo tipo di manifestazione da portare avanti, e quindi condividere anche l'iniziativa prima ancora di portarla avanti in maniera impacchettata, perché ce la siamo trovata impacchettata con tanto di programma giornaliero già bello e prestampato e anche di logo. Quindi era qualcosa già studiato a tavolino. Allora, da questo punto di vista è già divisiva come iniziativa. Se poi alle 7 del mattino io mi collego su Facebook e vedo uno striscione che è può essere scambiato, come poi del resto dal Presidente è stato scambiato, come uno sgarbo istituzionale e anche una manovra di tipo elettorale politico, a quel punto mi fermo un po' e dico: aspetta un attimo, non partecipo. Però sono sempre presente a tutte le iniziative. Purtroppo il sindaco, sempre per discorsi che io non riesco a capire, e sempre per mancanza di tatto istituzionale, non ha mai coinvolto né le altre forze politiche né la deputazione sul territorio. Quindi io non mi sono visto mai invitare a tutti quegli incontri che lei ha svolto fino a qualche mese fa con il Presidente e con gli interlocutori per la questione terme. Ma se domani il sindaco dovesse chiamarla, perché come lei sa si preparano anche altre iniziative pure a Sciacca, anzi soprattutto a Sciacca, sulle terme, se dovesse chiamarla lei parteciperebbe? Ma è chiaro che io partecipo, perché sulle terme, ripeto, non ci può essere divisione. Ora bisogna lavorare per ricucire tutti quegli strappi istituzionali che ha causato questa amministrazione nei confronti dell'amministrazione regionale. Ed era, secondo me, fuori luogo se non ci fossero stati dei motivi validi che ancora devono essere esposti alla cittadinanza. Ancora aspettiamo che la cittadinanza venga, diciamo,
edotta sul fatto che questo percorso che era iniziato per tre anni e mezzo è andato avanti di pari passi con la Regione, tra Comune e Regione, hanno condiviso tutto. Fra l'altro ci sono dei passaggi che dovevano essere consumati dal Comune e poi la Regione si è dovuta sostituire al Comune nell'accatastamento e tutte altre situazioni. Non si capisce perché questo percorso si sia interrotto tutto ad un tratto. Ma Musumeci, a suo parere, verrà a Sciacca a parlare di Terme? Prima bisogna lavorare, ripeto, per ricucire questi rapporti istituzionali che oggi sono deteriorati. Ripeto, se fosse stata una comunità che si attiva, soltanto la comunità, quindi un'iniziativa che partiva dal basso verso l'alto, cosa invece che non è stata, perché qui l'iniziativa è partita dall'alto verso il basso, quindi il comune che ha coinvolto i cittadini e non il contrario, cosa che già un po' stride con l'iniziativa. Dico, se fosse stata quella, io penso e reputo che il Presidente non avrebbe avuto nessun problema, anche se ci fosse stato uno striscione in più. Ma se è l'istituzione che prende in mano lo striscione comincia a dare degli epiteti al Presidente, è chiaro che c'è un discorso di garbo istituzionale che deve essere ricostituito. Un'ultima domanda di carattere politico. Lei, dicevamo all'inizio, con Attiva Sicilia avete sancito un patto di fine legislatura con il governo Musumeci, quindi sostanzialmente su alcuni temi. Si è verificato dalle comunicazioni ufficiali che sono state diramate dalla Regione che tra questi non ci sono le Terme di Sciacca. Comunque, al di là di questo, le volevo chiedere, anche perché lei delle Terme ha abbondantemente parlato, anche di quello che farà nelle prossime settimane, ma lei alcuni anni fa, quando è stato eletto come deputato regionale del Movimento 5 Stelle, avrebbe mai immaginato che a distanza di qualche anno di potersi sedere a un tavolo con Musumeci, che è il rappresentante di un governo di centrodestra, ricordiamolo, per fare questo accordo? Sì, all'epoca di Crocetta si parlava già di una situazione in cui il Movimento partecipava e collaborava col Presidente Crocetta, questo all'inizio della legislatura. Con Musumeci c'è stato un passaggio in cui Cancelleri ha detto sediamoci a un tavolo, prendiamo un foglio di carta e due penne e scriviamo un programma per i siciliani da portare avanti insieme. Ora, questa cosa all'epoca non si è potuta fare perché c'è stato il periodo era diverso, si veniva fuori dalla campagna elettorale e gli attriti erano molto forti tra Movimento 5 Stelle e Musumeci, quindi Musumeci stesso a quel punto ha detto no. Oggi ci sono le condizioni, a mio modo di vedere, per poter portare avanti dei punti. Sono punti programmatici di tipo legislativo, per questo non ci sono le Terme. Le Terme sono qualcosa di carattere amministrativo sul quale comunque ci impegneremo e avremo delle interlocuzioni come sempre abbiamo avuto. Sul piano legislativo ci sono questi sei punti che noi intendiamo realizzare da qui alla fine legislatura, e questo significa che non abbiamo implicazioni da un punto di vista diciamo di appartenenza alla maggioranza, e quindi manteniamo il nostro ruolo di minoranza propositiva e costruttiva, e quindi non siamo ovviamente opposizione, ma non siamo nemmeno maggioranza. Un'ultima domanda, ma lei in questo momento è più orientato verso una nuova candidatura all'Assemblea regionale siciliana o alla sindacatura di Sciacca? Io non escludo nessuna ipotesi allo stato attuale. Come ho sempre detto, dico, sediamoci attorno al tavolo, chi vuole collaborare per realizzare un programma che sia fattivo per questa città, indipendentemente da chi dovrà svolgere questo ruolo. Quindi prima facciamo un programma, scegliamo le persone giuste e poi vediamo chi deve svolgere e chi cosa deve fare chi. Cioè, nel senso che io sono disposto a tutto per il bene di questa città, a sacrificarmi su qualsiasi ruolo. Quel limite dei due mandati che valeva per i 5 Stelle non la condiziona un attimo per quanto riguarda l'ARS? Allora, il discorso legato ai due mandati è un discorso che secondo me è relativo al mandato che ti vogliono dare gli elettori. Se gli elettori dicono che tu hai già esercitato il limite della tua appartenenza alla politica, è giusto smettere. Ma se è la stessa popolazione, comunque sono i tuoi elettori che ti dicono continua, a quel punto un pensiero ce lo fai. E lo sto facendo io, lo stanno facendo anche quelli dei 5 Stelle. Non è una cosa non è una regola che è destinata a mantenersi anche in quell'ambito. Per sindaco di Sciacca invece immagino con uno schieramento civico.
Sì, sicuramente con uno schieramento civico che abbia la convergenza, ripeto, a fine di portare avanti un progetto che non sia destinato ai 5 anni, ma che sia un progetto per i prossimi 50 anni, che veda la partecipazione di tutte o quasi tutte le forze politiche. Quando deciderà? Questo lo vedremo nei prossimi mesi, in base alle opportunità e alle garanzie che verranno assicurate a Sciacca. Questo per me è il primo passaggio. È inutile avere un sindaco che non abbia le garanzie che Sciacca possa ritornare quello che era un tempo. In questi 10 anni abbiamo avuto delle amministrazioni di segno politico contrario a quelle che sono state in regione. E io mi sono trovato all'opposizione sia in regione che al comune. Mi piacerebbe invece che per i prossimi anni ci sia lo stesso colore in regione e lo stesso colore anche a Sciacca, quindi in modo che non ci siano divergenze, non ci siano contrasti come quelli che stanno avvenendo purtroppo in questi giorni per la questione Terme.